Ciao, salve a tutti. Voglio rubare poco tempo perché non voglio stressare nessuno, però ci sono diversi tipi di insegnamento per ogni persona, ok? Che sta nell'uditivo, nel visivo, nel cinestesico. Molte volte si ha dei ragazzi che non capiscono il visivo, non capiscono il visivo, non capiscono il visivo, ok? Allora bisogna spiegarglielo a livello uditivo, cioè nel senso il jab si porta con la punta del piede destro, la spinta del piede destro, ok, il diretto destro ha tutto un tacco, eccetera, eccetera. C'è chi invece lo capisce a livello, non lo capisce a livello uditivo e lo deve fare visivo, glielo devi mostrare per far vedere. C'è la terza che è cinestesica. Cinestesica vuol dire che è accompagnata da io che lo spiego e glielo faccio vedere. Ma c'è bisogno anche di un leggero accompagnamento della persona, del maestro insieme all'altra persona. Quindi fa fatica a capirlo e ti chiede, me lo fai vedere? Non ho capito, eccetera, eccetera. Allora, molte volte, quando si arrivano in casi più gravi, che si fa fatica, come certe volte tirano dei pugni così, tirano dei pugni così, si cerca di fare un piccolo trucco. Uno di questi trucchi è questo, lui ha il jab, l'istruttore si mette davanti, incrocia le mani con il suo allievo e comincia a lanciare il jab. Automaticamente lui incomincia a evitare questo movimento che faceva o questo movimento che faceva e lo accompagna. Questo è cinestesico, ok? Questo è il lavoro cinestesico. Ce l'ha il destro, ok? Il destro gira, vediamo tutto il piede che lavora e viene accompagnato, ecco, che viene preso per mano dall'istruttore. Questo è un lavoro cinestesico. Quindi, ragazzi, l'insegnamento può essere uditivo, cinestesico e visivo. Non date la colpa agli altri ragazzi se non imparano certe cose. La colpa è vostra se non riuscite a insegnare.